That's one small step for man, one giant leap for mankind. Allora, Bulova Lunar Pilot deve essere qua. Saska. E questo cos'è? Ale, ascolta, stavo cercando la scatola del Bulova Lunar Pilot. Ho trovato questo cinturino, ma c'ha delle scritte sopra, ma cos'è? Tu questa non la dovresti neanche toccare, questa è una roba speciale, è un cinturino firmato da Alfred Ward. Chi? Alfred Ward, non sai chi è Alfred Ward? È uno dei primi astronauti ad essere andato sulla Luna con la missione Apollo 15. Scusa, ma che c'entra col cinturino Bulova? Hai presente la prima missione sulla Luna? Tutti sanno che gli astronauti avevano in dotazione l'Omega Speedmaster come orologio ufficiale, ma in pochi sanno che il capitano Dave Scott aveva portato con sé un prototipo di Bulova Lunar Pilot per poterlo testare nello spazio, che fu essenziale durante la missione lunare perché il vetro dell'Omega ebbe dei problemi e quindi utilizzarono appunto l'orologio Bulova. Il primo modello era un prototipo di piccole dimensioni e meccanico, diverso dalla reinterpretazione che Bulova continua a produrre dal 2016, con cassa da 45 mm, vetro zaffiro e movimento al quarzo ad alta frequenza. L'orologio è disponibile sia con bracciale in acciaio, sia la versione con il doppio cinturino, dove c'è lo strap, appunto come quello che tu hai trovato, e il cinturino in pelle. Tra l'altro, nel 2023 sono stati rilasciati due nuovi modelli con una cassa un po' più piccola, 43 mm, e una nuova colorazione, bianca e azzurra. Ho capito, ma ritornando al discorso, come cavolo hai fatto ad avere la firma dell'astronauta? Nel 2019 sono stato invitato come sponsor Bulova ad un evento a cui era presente Alfred Warden, che era il compagno di viaggio del capitano Scott, che in quell'occasione ci ha raccontato un sacco di retroscena e di aneddoti sulla storia del Lunar Pilot e mi sono fatto firmare il cinturino. It was hidden in a space suit and taken to the moon without anyone knowing. L'orologio Bulova non è colpa di Alessio che ha vinto il Bulova, però è capitato che a un certo punto è saltato fuori questo orologio. Per cui questo, lo vedi? Lo riprendi, lo metti nella bustina e lo riporti dove l'hai trovato e non lo tocchi più.